Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo con il libro Beata te Pietrelcina, che racconta un po' la storia di Padre Pio a Pietrelcina, sì, tra i suoi pucinari, quando ha trascorso non solo la sua infanzia, ma anche un bel periodo di permanenza negli anni precedenti all'arrivo qui a San Giovanni Rotondo, circa 6-7 anni nella sua Pietrelcina, misteriosa malattia permessa da Dio, così come ha raccontato nel suo epistolario Padre Pio. E in questo testo ci sono tanti racconti dei suoi pucinari, dei suoi concittadini, dei pietrelcinesi, ma anche dei suoi familiari, come la figlioccia della mamma di Padre Pio, Maria Pennisi, aiutata dalla sua patina, ovvero madrina, senza intervento medico si sentì migliorata. È una sorta di racconto che potrebbe essere attuale in ordine a quello che voi spesso ci raccontate a questo indirizzo di posta elettronica. Ecco, continuate a farlo, come Padre Pio è entrato nella vostra vita. Si racconta, e chi racconta è Maria Pennisi, il merito è di Patina. Quando ammalatami di pleurite forte con la febbre a 41 e con sbocchi di sangue da sfinirmi e farmi dichiarare in pericolo di vita, i medici nel giorno dopo il consulto tra loro, e c'erano i dottori Cardone e Crafa, immaginiamo che sono trascorsi tanti anni, i medici dovevano estrarmi, racconta, questo copioso liquido e non lo fecero per le mie precarie condizioni. Gridarono al miracolo e ad un certo punto loro stessi gridarono al miracolo, perché tastandomi la spalla l'acqua era sparita e la febbre con essa, mi trovarono dietro loro meraviglia, pallida ancora, ma allegra come una Pasqua. Cosa era successo? Patina, ovvero la madrina, la sera avanti l'intervento dei medici aveva portato a mia madre una pezzuola di Padre Pio dicendo: applicate questa sulla spalla di Patina, così chiamava come d'uso anche lei me, perché tanti mi assicurano che dove tocca questa pezzolina spariscono i mali. Acqua al fuoco. Mia madre ed io compresa lo facemmo con tanta fede da rompere le rocce, e la mattina seguente era tutto sparito.